E la prima volta che ti sei avvicinato a una pecora? Chissà quanto avrei, proprio 4-5 anni, 6 anni, non lo so, la prima volta, perché le ho frequentate sempre. Sai, quando ero bambino, no? Quando ero piccolino, ragazzino di 5-6 anni, c'era un signore che mangiava vicino a casa. E quello si dava il latte per cucinare, per prendere il caffè latte la mattina. Andavamo ogni giorno con un secchietto, che avevamo un secchietto di liana, non so come si possa dire, come un barattolino. E andavamo col barattolo, prendeva un litro e ci dava un litro di latte ogni giorno quel signore, poi mio papà lo pagava in qualche modo, lo so, le dava magari il maiale, quando il maiale per ingrassare. Si arrangiavano qui, quindi alle pecore mi sono avvicinato da ragazzino piccolo, da piccolissimo. E perché invece tuo padre che lavoro faceva? Faceva il pastore anche lui, però dei maiali, non dei pecore. Ah, pastore di maiali. Sì, aveva 200-250. Ehi, nella giara dove siete andati voi ieri sera. Ah, nella giara. Sì. La giara di Gesturi. Sì. Pagava al comune di Gesturi. Ci sono anche i recinti ancora, non che sono caduti, però si vede ancora, cioè, ci sono i recinti dove rientravano i maiali a dormire. 200? 200. Tantissimi. Un anno, nel 57, era venuta una peste, l'afat epizootica si diceva. Ne aveva 217 lassù nella giara. Quando è sceso nel mese di aprile ne è sceso 13. 13, tutti morti. Tutti. Ne avevo portato 13. Pensa. Ma a tutti, però non a lui solo. Erano buoi, morivano, pecore. Li aveva annientati gli allevatori sardi. Nel 57, ero piccolino. Avevo 5-6 anni. So, un bel po' di tempo ci ha messo per ricostruire. È un 2 anni. Comunque ero partito da Trevi. E tu lo andavi a aiutare? A me ci portava sempre dietro. Eravamo sempre dietro. Eravamo mucchi, eravamo 5, tutti in differenza di 2 anni. Stare tutti a casa, la mamma era anche un po' ammalata, la facevamo impazzire, ci portava con lui, ma all'uscita di scuola, dal papà. Ci abbiamo fatto. Ne ho pesato a mezzo, euro. Hai capito? No. Abbiamo finito di pranzare anche oggi, togliamo il tavolo. Ne pesavo a mezzo.